Sportforma, 6 giugno 2010, associazione di fronte al passante ferroviario. Ecco qui, qui abbiamo il passante ferroviario, di qua abbiamo l'associazione. Eccomi, sto entrando in una porta di servizio, qui mi trovo nel bar dell'associazione, ci sono i miei bambini, stanno giocando con gli ombrelli, sembra che sia successo qualche cosa, scusate. Questo è il salone delle feste, fino a pochi minuti fa ballavano, questa sala era piena, c'era un gruppo di soci, diciamolo così, una sorta di orchestrina che suonava, e questa era l'attività del salone delle feste. Li abbiamo dovuti mandare a casa tutti. Adesso vi racconterò perché. Sto girando al buio, perché ormai l'impianto è spento, e questa è la palestra di lotta. Qui si pratica la lotta olimpica. E questo, salendo a un altro piano, questa è la sala attrezzi della Sportforma. Situazioni di questo tipo, stilici di acqua, da febbraio 2008 sono abbastanza comuni. Cioè, quando si muove, io chiamo l'amministratore, manda magari un muratore di fortuna che sistema le tegole. Però quando le tegole si muovono abitualmente, perché le vibrazioni fanno muovere, le tegole ci insegnano più drammatico. Secondo me è giusto che un'associazione nasca in luogo di privata dimora, e quando realmente costituita si tale, quando realmente è organizzata, strutturata, scusate, siamo al buio, devo accendere. Quando realmente organizzata per fare le sue attività con dei fini istituzionali ben precisi, quando l'associazione è veramente cresciuta, ha diritto forse a quelle strutture comunali mal utilizzate o sottoutilizzate o sottosviluppate, date dalle associazioni che forse non sono in grado di svolgere attività di questo tipo, non sono in grado di riempire spazi immensi, sono degli spazi grandissimi. Questi spazi vengono dati a un regime di concessione agevolata. Cosa vuol dire? Generalmente questi spazi vengono dati, visto per la loro attività, visto l'attività dell'associazione che svolgono rispetto al territorio, vedi chi fa attività per gli anziani, fa risparmiare un sacco di soldi alla sanità, vedi chi raccoglie i ragazzini per la strada in quartieri sensibili come il nostro. Noi ci troviamo tra il confine fra la circoscrizione 5 e la circoscrizione 7. Non so, scusate il mio delirio. Nel frattempo vi mostro i muri. Questi sono i muri. Così rovinati, vedete? Noi abbiamo disegnato dei mattoni. Vedete quel rosso? Non, è l'intonaco che è caduto. Da tutta l'acqua e l'umidità che penetra all'interno della struttura, della strada.
dal restringimento del marciapiede. Forse l'ambiente dovrebbe essere un po' più salubre, soprattutto per ragazzi che sono qui a respirare a pieni polmoni. Io credo di essere io Guido Carli, uno che ha dedicato la sua vita allo sport. Credo di essere partito con da ragazzino con un sogno di aprire una palestra a soli 21 anni. Ho fondato l'associazione Sportforma. Da allora sono passati parecchi anni, adesso ne ho quasi 40. Beh, la passione diventa poi una vocazione. Come me, credi, uno può credere di riuscire a salvare tante persone, tanti ragazzi. Forse il rapporto che si instaura fra tecnico e atleta diventa un rapporto un po' come padre e figlio. Beh, io credo di avere tanti figli che mi seguono. Ho questa presunzione qua. Capisco che la mia presunzione possa essere oggetto di critica. Beh, ma sono pronto a invitare chiunque a stare un po' qua con noi e a trascorrere del tempo in questa associazione.